Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Andrelink91 in un nuovo video su tiermaker.com. Cos'è tiermaker.com? È un sito dove voi potete fare una classifica di una qualsiasi cosa esistente, più o meno, e ovviamente potete anche pubblicarla sul sito. Ed oggi, come avete letto dal titolo e come vedete anche dalle immagini in anteprima, si parla di Inazuma Eleven. Abbiamo addirittura due categorie principali, ovvero Inazuma Eleven Games, per quanto riguarda appunto i videogiochi, e Inazuma Eleven Games dal primo ad Ares. C'è anche un'altra classifica di queste che mi interesserebbe fare, ma sarà per un altro video quando non avrò tempo di registrare, infatti per questo oggi pubblico Tier Maker, altrimenti avrei pubblicato altro. Ok, cominciamo. Partiamo ovviamente con il primo Inazuma Eleven. Dove lo mettiamo il primo Inazuma Eleven? Con il primo Inazuma Eleven ho un rapporto di amore e di odio, nel senso che è il primo, da dove parte tutto, mi è piaciuto moltissimo quando lo giocai a suo tempo nel 2010, fine 2010 più o meno, proprio l'anno in cui arrivò in Italia con l'anime, e da lì poi dall'anime ho scoperto anche i videogiochi e me li sono giocati tutti. Purtroppo erano solo in giapponese, salvo poi arrivare in italiano nel 2011, nel gennaio del 2011. Ad ogni modo, il primo Inazuma Eleven lo metterei nella posizione B, perché, come ho detto appunto, è amore e odio, nel senso che tutto inizia da lì, ma ha gravissime pecche. Comunque sia, va detto che questa versione è la versione europea, e nella versione europea c'è anche incluso Inazuma Eleven 2. Infatti, se avete un action replay o comunque sia lo giocate tramite emulatore, se mettete il codice per tutti gli oggetti, vi sblocca tutte le tecniche e tutti gli oggetti che si trovano anche in Inazuma Eleven 2. Non so perché abbiano fatto questa manovra, ma li hanno uniti insieme ed infatti abbiamo il consumo dei punti tecnica è lo stesso che troviamo nel 2. Mentre se noi andiamo a vedere il primo giapponese, Mano di Luce, se non sbaglio, invece di consumare 20 punti ne consuma 50. Insomma, è un po' diverso. Quindi diciamo che è per questo motivo che ho amore e odio. Comunque sia, la classifica B è una classifica di tutto rispetto. Continuiamo poi quindi con Inazuma Eleven 2. Abbiamo Bufera di Neve e Tempesta di Fuoco. Inazuma Eleven 2 è il mio preferito, il mio titolo preferito di tutta quanta la saga. Non posso fare a meno di metterlo in posizione S. Cosa posso dire? È il mio preferito, quindi sarei molto di parte. Ripeto comunque sia che la classifica di Tier Maker è molto personale, quindi se voi avete altri gusti, buon per voi. Avendolo giocato prima in giapponese, la differenza dal primo Inazuma Eleven si nota davvero davvero tanto. Mi è piaciuto moltissimo il fatto che gli alieni in realtà non siano poi alieni, perché è un twist incredibile. Tu dici, ok, è un videogioco, può succedere di tutto, ma scopri che gli alieni in realtà non sono poi alieni. Dici, ok, questa è una cosa che non mi aspettavo. Quindi insomma, lascia spazio alla sorpresa e allo stupore. Ed inoltre ci sono Axel e Shawn, cioè ho detto tutto. Fuoco incrociato! Ed inoltre vengono anche introdotti personaggi femminili giocabili. Proseguiamo inoltre col terzo. Ok, allora questa è una cosa un po' particolare, perché abbiamo Lampo Folgorante e Fuoco Esplosivo. Ora, e sono titoli quelli del terzo Inazuma che mi sono piaciuti davvero davvero tanto. Introducevano il tema di torneo mondiale, il vero Football Frontier International, quello che Mark Evans e compagni appunto agognavano dopo aver vinto appunto il girone nazionale. Ci sono decine e decine e decine di partite. Oserei dire che ce ne sono più di 100, con tutti quanti gli allenatori, con tutte quante le route da provare, tutte quante le sfide singole. Sono introdotti anche personaggi tramite password e partite che puoi affrontare solo tramite password. E la cosa che più non mi è piaciuta però di questo Inazuma Eleven è il fatto che, o meglio, per la versione giapponese dovevi collegare Lampo Folgorante, Fuoco Esplosivo e Ogre all'attacco per reclutare determinati giocatori, cosa che invece poi è scomparsa con il debutto insomma di questo gioco in Italia, e quindi si è sentita molto di meno questa grave mancanza, quindi alla fine non è che dà più di tanto fastidio, se vogliamo. Comunque sia, li metto in posizione A perché se la meritano tutta quanta. Invece Ogre all'attacco
è il terzo titolo della saga che mi è piaciuto più di tutti, perché vengono introdotti personaggi che tu in teoria non potresti prendere senza cheat sul lampo folgorante e fuoco esplosivo, ovvero tutto il team Ogre. Invece qui puoi farlo tranquillamente. E inoltre abbiamo anche Mano Omega, che non troviamo sul lampo folgorante e fuoco esplosivo senza cheat. E poi abbiamo la possibilità di affrontare sia i demoni sia gli angeli. Il tutto condito appunto da una strada che si divide in due, una va negli inferi e una va in paradiso. Inoltre abbiamo anche il ritorno della foresta Fuji, la quale ci porta ad affrontare gli amichevoli di Aquilina Schiller, che altrimenti troveremo allo stadio del Football Frontier a Tokyo Sud. Invece qui hanno riportato, per fortuna, la foresta del Monte Fuji. Io proseguirei non con Inazuma Eleven Go, ma con Inazuma Eleven Strikers, che metto in posizione B, perché sì, è una novità, era molto carino all'inizio, e non ti stanca subito, quindi insomma una ventina di ore di gioco te le fai tranquillamente e ti piace, insomma per il tempo che dura ti piace molto. Però il problema viene dopo, ma ci arriviamo. Inazuma Eleven Go Luce e Inazuma Eleven Go Ombra mi sono piaciuti davvero, davvero tanto. Posizione A per questi due giochi. Cosa posso dire? Portiamo il concetto di Inazuma Eleven su 3DS, tutto in 3D, che poi il 3D sia stabile o meno, quello è un altro fatto. Ma la cosa che più mi è piaciuta appunto è stato il poter continuare la saga di Inazuma Eleven in italiano e non in giapponese, considerando poi che il 3DS era comunque region lock. E meno male che l'hanno portato. La cosa che mi è piaciuta di meno invece è stato il nuovo sistema di reclutamento, molto più impegnativo e però alla fine dei conti più gratificante, quando riesci appunto a sbloccare un giocatore che richiede chissà quale diavoleria. E la cosa ancora meno divertente è che non ci sono molte tecniche. Se non sbaglio sono meno di 100, non vorrei dire una stupidaggine, ma sono poche comunque sia. Ok, qui dobbiamo un attimo ragionare. Sono due titoli validi, ma non troppo. Nel senso che si lasciano giocare, c'è un post game piuttosto interessante, ma è lento. È lento, lento, lento come gioco. Non va bene, troppo lento. Posizione B. Poi passiamo in Inazuma Eleven Go Strikers 2012. Exturimu! Questo, diciamo che in posizione D a questo punto non ci metto nessuno, ma questo lo metto in posizione C perché è pessimo come titolo. Alla saga aggiunge solo gli spiriti guerrieri e quello, non aggiunge altro. Mentre proseguiamo con Inazuma Eleven Go Strikers 2013, che è un titolo che mi è piaciuto davvero davvero tanto. Nonostante io l'abbia giocato un pochino meno svogliatamente di Inazuma Eleven Strikers, perché l'ho trovato molto più accattivante sia a livello di personaggi sia a livello di tecniche. C'era il Miximax, c'erano gli spiriti guerrieri, c'erano molte più squadre, molta più varietà di giocatori tra cui scegliere. La difficoltà del gioco è insomma più o meno ai livelli delle squadre di Inazuma Eleven Strikers, quindi insomma nulla di che di aumento di difficoltà, però insomma mi è piaciuta la varietà appunto dei personaggi ed era anche più facile aumentare il legame tra i vari giocatori, insomma era tutto molto più divertente di quanto appunto non fossero i suoi due predecessori. Proseguiamo quindi con Inazuma Eleven Go Galaxy, Big Bang e Supernova. Mi sono piaciuti un bel po', devo dire, non ai livelli di questi tre colossi qui. Però, insomma, direi che la posizione A se la meritano tutta. Dato che comunque sia ho perso anche molto tempo a tradurre il gioco durante appunto i video. Insomma, mi è piaciuto parecchio capire anche la storia invece che premere A e andare avanti fino a quando non si arrivava alla partita. È stato davvero impegnativo ma gratificante. Arriviamo quindi a Inazuma Eleven Ares. Inazuma Eleven Ares, da quello che abbiamo visto dai video di Level 5, Non ha neanche una classifica, non può rientrare in una classifica di queste perché è pessimo. È un titolo che non merita di esistere, perché nonostante sia già in traduzione, nonostante sia già confermato che arriverà anche in Europa
e si vocifera anche che arriverà in America, visto che l'anime è uscito in America poco fa, io non me la sento di dargli una posizione in classifica perché i video che abbiamo non sono validi. Personaggi che non hanno ombre, personaggi che hanno texture che si stacca dal loro corpo, personaggi che si sovrappongono e si compenetrano come non ci fosse un domani, a volte hanno, sono poligonali, a volte in alcuni frame. La partita contro la Zeus è un ottimo esempio di come il gioco non dovrebbe funzionare, addirittura che va a scatti, quella partita è a rallentatore, sembra fatta, sembra la moviola, a rallentatore va, è pessima, non merita di avere un posto in classifica in questo momento Ares. Io spero che, parola di Akihiro Ino, ha detto abbiamo ricominciato il progetto da zero, ci stiamo anche impegnando con terze parti per creare un'esperienza godibile. Ok, speriamo. Se a voi è piaciuto quello che avete visto, ben venga. A me sinceramente ha fatto alquanto schifo. All'inizio sì, ero anch'io contento, in hype, che ci fossero dei video, che ci fosse una demo. Però poi, controllando bene, vedendo minuziosamente i particolari, ho detto no. Bene Kuj, questa è la mia classifica personale di Tier Maker per Inazuma Eleven. Ad ogni modo per questo video è tutto, io come sempre vi ringrazio e spero che vi sia piaciuto. In descrizione come sempre trovate il link per Instagram per tutti quanti gli aggiornamenti che pubblico anche nella community del mio canale YouTube. Se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!